proprio il Lord delle Badie, il più svelto che si porta a condurre, Poliedrica all'esterno, ora cercherà di accodarsi in seconda posizione, a largo, parte bene Pride of West ma rimane esterno e costringe in terza corsia Piuma dei Venti, intanto hanno preso subito vantaggio Pilota delle Badie e Poliedrica, avanti a Playa de Gloria che segue in terza posizione, ora cerca di riportarsi sotto. Primi 200 in 15.4 con Pilota delle Badie che conduce, seconda posizione per Poliedrica, i due più attesi, poi Playa de Gloria in terza posizione avanti a Park Disgray. Se ne vanno intanto i primi 400 di gara completati nell'ordine del 32.3. Subito rallentamento quindi del battistrada Pilor delle Badie che ora a metà piegata ha sempre in schiena Poliedrica, mentre per corsie esterne si fanno luce Piuma dei Venti, quindi Pride of West che ha lasciato strada a Piuma dei Venti, a largo c'è anche Pachito, poi Palema Bax, mentre chiuso in corda è rimasta Paola FKS alle spalle di Park Disgray. Se ne vanno in un tranquillissimo 1-4-7, i primi 800 di gara, con al comando Pilota delle Badie su Poliedrica, all'esterno si impegna invece Piuma dei Venti, alla corda c'è Playa de Gloria, il chilometro in 1-20-1, ha scherzato fin qui Pilota delle Badie, ora può allungare con Poliedrica però in schiena e poi Playa de Gloria, mentre insiste all'esterno Piuma dei Venti. Siamo ora a 400 dalla conclusione, si libera anche Paolo FKS dalla corda, ora affrontata l'ultima curva con Pilota delle Badie in vantaggio, Poliedrica in scia, terza posizione per Piuma dei Venti che però è in calo, lo sprint di Paolo FKS a centropista, scatta anche Poliedrica. Poliedrica si porta su Pilota delle Badie che ha una lunghezza di vantaggio all'ingresso in retta, Pilota delle Badie si difende, Poliedrica attacca, a centropista anche Paolo FKS che chiude forte nel finale. Paola FKS con speed efficace passa su Poliedrica, terzo posto per Pilor delle Badie, 1.17.8 il ragguaglio conclusivo, il finalone a centropista di Filippo Monti con Paola FKS, 31 la chiusa, 14.9 la retta d'arrivo che vale molto meno per Paola FKS a cui basta correre gli ultimi 300 metri.